Niente, sono tornato! Perché? Che ti è successo? Ti è successo qualcosa, Willy? Non mi è successo niente! Non avrai fracassato la macchina! Ho detto che non mi è successo niente, sei sorda? Non ce l'ho fatta, Linda. Non ce l'ho proprio fatta. Dove sei stato tutto il giorno? Hai una faccia da far paura. Avevo appena oltrepassato Yonkers. Ero sceso a prendere il caffè. Sarà stato il caffè. A fare cosa? Tutto a un tratto non sono più riuscito a controllare la macchina. Si è messa a sbandare, capisci? Hai bisogno di riposarti, Willy. Non puoi andare avanti così. Beh, sono tornato adesso dalla Florida. Ma non hai riposato il cervello. Del cervello bisogna avere riguardo. Tu invece lo tieni sempre sotto pressione. Che tortura questi supporti. Guidavo, hai capito? Tranquillo. Guardando perfino il panorama. Ho tirato giù il parabrezza e... un bel bagno d'aria calda. E tutto a un tratto mi accorgo che sto sbandando. M'ero dimenticato, ci credi che stavo al volante? Proseguo. Dopo 5 minuti la testa mi riparte ancora per un pelo. Willy, riparlane a Willy. Non c'è nessuna ragione che tu non lavori a New York. A New York non hanno bisogno di me. Io ho sempre fatto la provincia. E sono indispensabile in provincia. Ma hai 60 anni. Non possono pretendere che tu faccia su e giù tutte le settimane. Se fosse ancora vivo il vecchio Wagner. Era un uomo d'oro quello. Guarda il figlio invece, questo Howard. Neanche ti calcola. Quando andai per la prima volta nel settentrione, la Wagner Company non sapeva nemmeno dov'era la Nuova Inghilterra. Perché non gliele dice lui queste cose, Carlo? Gliele dirò, se gliele dirò. Sono rientrati, giovanotti. Dormo. Happy ha portato Biff a cena fuori. Ah, sì? Avresti visto com'erano carini tutti e due a farsi la barba nel bagno. Ha detto niente Biff stamattina dopo che me ne sono andato. Forse l'hai preso troppo di punta, Willy. Tu perdi subito la pazienza. Chi perde la pazienza? Gli ho chiesto solo se ha fatto i soldi. Ma dove vuoi che li abbia fatti i soldi, scusa? È così scontroso. È diventato scorbutico. Era pentito stamattina dopo che sono partito. Era così avvilito, Willy. Non sai l'adorazione che ha per te, poverino. Lascia che trovi la sua strada e vedrai che sarete tutti e due più contenti. E dove la trova la strada? Tra le bacche? Questo vuol fare il mandriano. La troverà. Ah, di pure che è un lavativo. Per piacere. Che non ha spina dorsale, che è un vagabondo. Il peggio. Che è venuto a fare. Non lo so, Willy. Lo sento sperduto. Biff Loman ha sperduto. Nel più grosso paese del mondo, un giovanotto con tutti i numeri che ha lui si sente sperduto. E con la sua resistenza alla fatica. Perché tutto puoi dire di Biff tranne che sia un lavativo. Per carità. Gli troverò qualcosa da fare nel ramo vendite. Potrebbe diventare qualcuno in 3 giorni. Te lo ricordi il seguito che aveva a scuola? Bastava che sorridesse, svenivano. Non puoi aprire una finestra qua dentro? Sono tutte aperte, caro. Ci hanno chiuso in trappola. Mattoni, finestre, finestre e mattoni. Ti ricordi i 2 olmi com'erano belli? Io e Biff ci appendevamo l'altalena. Sì. Pareva di stare in campagna. Lo dovrebbero impiccare quel tizio che ha fatto tagliare gli olmi. Ha massacrato il quartiere. Mi tornano sempre più in mente quei giorni, Linda. In questa stagione c'erano i lilà, poi fiorivano le peonie, i narcisi. Questa stanza sembrava un giardino. Vai giù, va. E stai tranquillo. Non stai in pensiero per me, di' amorosa. Che succede? Sta a sentire. Perché dovrei stare in pensiero? Sei così in gamba.
Senti, io non gli dico più niente. Se vuole tornare nel Texas, ci torna. La trova la strada, Willy, la trova. Ma è naturale, ci sono quelli che ingranano a 40 anni. Lo do vincente, Biff. Willy, se domenica è bel tempo, mi porti in campagna. Facciamo colazione e abbassiamo il parabrezza. No, il parabrezza è fisso. Ma se oggi l'hai abbassato? Io? Oggi? È una cosa impressionante. Veramente impressionante, da far rizzare. Che cosa, caro? L'avevo presa per la Chevrolet. Non ti fa ridere? Anno 1928, oggi avrei giurato di guidare la Chevrolet. Non è niente. Però è spettacoloso. Ma ti ricordi come me la lustrava Biff quella Chevrolet? Il tizio che l'ha comprata non lo voleva credere, che aveva 150.000 chilometri sul groppone. Tu dormi, io torno subito. Cristo, vuoi vedere che ha fracassato di nuovo la macchina? Sta attento agli scalini, caro. Gli ritirano la patente se va avanti così. Gli si sarà appannata la vista. Ma no, l'ho visto io guidare la macchina, non ci sta quella testa. Ferma al verde, parte al rosso, così. Precisamente, signore, 150.000 chilometri, 152.000! Fumi. È come se la luce... Vuoi? Come mi fa ridere, Biff. Io e te a dormire un'altra volta su questi letti, eh? E quanto ce ne siamo raccontati. Già, la nostra vita. E quante donne li vorrebbero sapere, i discorsi che sanno queste pareti. Penso a quanto eri timido, balbettavi con le ragazze. Ma adesso me la cavo un po' meglio, mica tanto. Sai una cosa, Biff? Sembra che la mia timidezza sia passata a te. Come mai, Biff? Che ti è successo? Che ha papà tanto da sfottere? Non ti sfotte mica. Ogni cosa che dico sorride, come per sfottere. Da un pezzo volevo parlare con te di papà. Non so che gli succede, certe volte parla da solo. Ma se l'ha sempre fatto. Mai come adesso. Tre quarti del tempo non fa che parlare di te. E che dice? E chi lo capisce? Che dice di me? Ma non so, immagino il fatto che tu sia ancora disoccupato, lo sai, senza una base. Le so io, le altre due o tre storielle che gli danno l'incubo. E dimmele. Non ci pensare. Ma non dare a me tutta la colpa, però. Ma in fondo, se tu ti ci metti laggiù, insomma, hai delle prospettive. Prospettive, avvenire. Sono parole che per me ormai non significano niente. Guarda là. Senti, i primi 6 o 7 anni appena finita la scuola li ho passati a far la gavetta. Portapacchi, piazzista, traffici d'ogni tipo. La vita che se ne va in fatture, telefonate, ordinazioni, inventari. Ti avveleni 50 settimane all'anno per averne 2 di vacanza. Eppure l'avvenire te lo costruisci così. Ma davvero stai meglio laggiù alla fattoria, eh? Ti ci trovi bene? La fattoria dove lavoro, vedi? È primavera laggiù. E fa un freddo. Lì, sai, nel Texas. Un freddo ladro ed è primavera. Ed ogni volta che torna la primavera così, all'improvviso, mi prende la sensazione che non sto concludendo niente. Per Dio, che diavolo faccio lì tutto il giorno a cavallo a $20 alla settimana? In quel momento scappo e via a casa. E quando sono a casa? Io che la mia vita me la volevo godere, ogni volta che torno qui mi accorgo che l'ho buttata via. E tu sei contento? Ti va bene, no? Dovresti essere contento. Ma che? Guadagni, che vuoi di più? L'unica speranza che ho io è che crepi il capo reparto vendite. E poi, quando sono diventato capo reparto, siamo amici. Si è costruito un palazzo che neanche ti sogni. Ci ha abitato un paio di mesi, poi se l'ha rivenduto e se ne sta costruendo un altro. Non era ancora finito e già se n'era stancato. E perché? Io non farei così? Certe volte nel mio appartamento penso all'affitto che pago. È una pazzia. Ma in fondo non è quello che ho sempre desiderato, eh? L'appartamento, la macchina, donne a strafottere. Ma mi sento solo, porca... Senti, perché non vieni con me nel West? Io e te, dici. Perché no? Compriamo una tenuta, leviamo il bestiame, sgranchiamo i muscoli e l'aria aperta. I fratelli Loman, eh? Diventeremmo famosi in tutta la zona. Tu non sai cosa darei, Biff. Certe volte mi strapperei la giacca in mezzo al negozio e lo butterei giù dalle scale, quel capo reparto dei miei coglioni. Andiamo via, allora. Prima, però, al tempo. Quanto guadagni laggiù? Ma pensa al tuo amico, che si è costruito il palazzo e non può viverci dentro perché ha le luna. Sì, ma quando arriva lui, caro mio, trema il negozio. Voglio dimostrare a certa gente con la puzza al naso che io so far carriera. Poi
Verrò con te, Billy. Ti do la mia parola. Ma non ti piacevano quelle due che avevamo stasera? Non erano due dei mammiferi? Come mammiferi, certo, erano anni che non ne vedevo di simili. Ecco, come quelle ne ho quante ne voglio, Biff. Solamente è come tirare al piccione. Giù una, giù l'altra. E tu fai sempre conquiste. Ma che? Se trovassi una ragazza fissa, con un po' di dote. Piacerebbe anche a me, sai. Ma scapperesti di casa? No, anzi, una seria, con un certo carattere, a posto. Come la mamma, capisci? Tu mi darei dello schifoso, eh? Ma stammi a sentire. Quella Carlotta che stava con me stasera è fidanzata e si sposa fra 3 settimane. Scherzerà! E sposa quello che sta per diventare il vicepresidente della società. È il terzo di questi papaveri a cui combino questo scherzo, eh? Non è una gran vigliaccata. E come chiusura vado al matrimonio. Niente, ci provo gusto. Andiamo a dormire, va. Non abbiamo deciso molto, ma insomma... Mi è venuta un'idea che vorrei tentare. Cosa? Ti ricordi Bill Oliver? Ah, sei fatto un nome. Vuoi tornare a lavorare da lui? No, ma quando me ne andai mi disse: Biff, se mai avrai bisogno son qua. Se riuscissi a tirargli fuori 10.000 o anche 6 o 7.000 dollari, potrei comprarmi un bel... Ma te li darà, Biff, figurati, con la stima che aveva di te. Tu sei ben voluto, Biff. Vorrei sapere una cosa, però. Biff. Vorrei sapere se Oliver sa che fui a rubargli quella scatola. Guarda che va a tirar fuori adesso. Vai, Biff, ti metti a lavare la macchina. Senti che ruota. Non lo sa che mamma lo può sentire. Non ti sporcare il maglione, Biff. Non te ne andare, Biff. Troverai lavoro qui, ma bisogna che tu rimanga. E come l'hai illustrata? Mamma che sei. Cosa? Ti sei fidanzato. Andiamo a dormire, ma domani digli qualcosa, va bene? Con lei in piazza. Accidenti. Vedi un po' di chiarire le cose con lui, quell'idiota egoista! Vedi di non sbilanciarti con le ragazze! Dai retta a me, niente promesse, guardatene bene! Le ragazze quello che dici lo prendono per Vangelo! E tu sei giovane, Biff! Troppo giovane per comprometterti con le ragazze! Sei un poppante. Prima finisci di studiare. Laureato, sistemato, la tua carriera davanti. Avrai voglia, ragazzi. Ma volevo ben dire tutta questa smania di lucidare la macchina. Ehi, ragazzi, al tempo. E i cerchioni? Per i cerchioni ci vuole il camoscio. Biff. Quando abbiamo un ritaglio di tempo, dobbiamo togliere di mezzo quel ramo che pende sulla casa. Al primo temporale casca giù e ci rovina il tetto. Appena finito con la macchina, presentarsi al comando, ragazzi. Ho una sorpresa per voi. Cosa, papà? No, 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 finire lì prima, finire. Biff, ad Albany ho visto una magnifica amaca. Al prossimo viaggio la compro e la appendiamo lì ai due olmi. Che ne dite, ragazzi, eh? Che te ne pare, papà? È tornata nuova. Superlativo, ragazzi, superlativo. Lavoro extra, Biff. Dov'è la sorpresa, papà? Un sedile di dietro. Che cos'è, papà? Che hai comprato? Sta a vedere, sta a vedere. Che cos'è, Happy? È un punching ball. Come hai fatto a sapere che volevamo un punching ball? Il punching ball è la cosa migliore per acquistare ritmo. Papà, hai visto il mio pallone nuovo? Oh, e da dove salta fuori? L'allenatore mi ha detto di allenarmi a passare. Ah, e t'ha passato il pallone? E il pallone me lo sono ritirato dagli spogliatori. No, Biff, voglio che lo restituisca. Che ti avevo detto? È contrario. E va bene, lo riporto. Ma che ti impicci tu? Vorrai pure che si alleni con il pallone regolamentare, no? Vai, vai, che l'allenatore approverà la sua iniziativa. Ma quello non fa altro che portare alle stelle le mie iniziative. Lo vedi? Gli sei simpatico. L'avesse preso un altro questo pallone, sarebbe successa l'ira di Dio. Domenica, papà, domenica prossima. Voglio fare una discesa tutta... No, 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 devi passare, non cominciare a fare l'accademia. Voglio fare un touchdown per papà, non posso. Papà, s'attendo. Quando alzo il braccio è il segnale. E allora vedrai come mi porto la palla oltre la linea da metà campo. Questa a Boston! A Boston la voglio raccontare. Biff, che fai? Non dovevi venire a studiare da me? Ah, oh, e da dove spunta questo qui? Che fai in giro con quell'aria da sanatorio? Dai, Mazio Willy deve studiare. La settimana che viene hai gli esami. Dai, Bernard, un po' di box. Dai, dai, dai. Biff, senti, Biff. Ha detto Pierpaolo che se non sgobbi matematica ti mette 4 e per te addio licenza. Così ha detto.
Va, non fare il lavativo, Bernard. Che ti impicci tu? Lui che ha battuto le squadre di 3 università, adesso lo boccia. Papà, hai visto le mie scarpe nuove? Oh, che bei caratteri. Adesso gli daranno la licenza perché si è fatto stampare Università di Virginia sulle scarpe. Oh, ma che ti impicci tu, via, che è morto in vacanza. Ho sentito io Birbaum che diceva... Sì, sì, buonanotte, buonanotte, vai, vai. Va bene, io ti aspetto a casa, Biff. Sapete che cosa vi dico? Bernard può prendere anche tutti 10 agli esami, ma nella lotta per la vita lì le suonerete, perché per farsi strada nel mondo bisogna piacere. Guardate me, faccio mai anticamera dai miei clienti? C'è Willy Loman, basta, si spalancano tutte le porte. Li hai stesi, papà? Providence, li ho messi nocauta, a posto, li ho fatti a fette. Ciao, caro. Oh, la mia amorosa. Ha fatto la brava la Chevrolet. La Chevrolet Linda è il progresso nel campo dell'automobile. E da quando in qua lasciate portare la biancheria per le scale a vostra madre? Afferra qua. Oh. Mamma, che destinazione? Stendetela in terrazza. È qui. Carica, via! Non c'è stato verso. Stavo vendendo per migliaia di dollari, sono dovuto tornare a casa. Verrà tutto il quartiere a vedere quella partita. Hai venduto qualcosa? Ho fatto 500 dollari a Providence e 700 a Boston. Ma no! Cioè la tua provvigione... E ringrazia quei 3 magazzini di Boston chiusi per inventario, altrimenti avrei battuto tutti i record. Beh, insomma, 70 e centesimi. Non c'è male, va là. Che c'è da pagare? Prima di tutto, la rata di 16 dollari del frigorifero. E poi? La bolletta della luce è 9,60. Poi, assolutamente, entro il 15 c'è quella del gas, 3,50. Poi c'è la rata del tetto. Quella è l'ultima e non ci si pensa più, 21 dollari. Poi hai quel debito con Frank, per il carburatore. Non do un centesimo a quello. Accidenti alla Chevrolet e a chi l'ha inventata quella carretta. Beh, insomma... Una cosa e l'altra, per il 15 ci sono 120 dollari. 120 dollari, pronta cassa. Qui se gli affari non si mettono a camminare io non so dove sbattere la testa. La settimana ventura farai meglio. Sai, Linda, ho una gran paura di non attaccare con la gente. Non dire sciocchezze. Lo vedo quando entro, è come se mi prendessero in giro. Perché? Perché dovrebbero prenderti in giro, Willy? Smettila. Guarda qui, grasso, goffo. Tesoro. Devo trovare una soluzione, forse non so vestirmi. Ma caro, tu sei il più distinto di tutti. Linda, tu sei l'unica per me, sai? Quante volte in macchina mi verrebbe voglia di abbracciarti, di stringerti, perché è una brutta bestia la solitudine, specialmente quando gli affari non quagliano e non hai con chi scambiare 4 parole. Sono tante le cose che io vorrei fare per te. E che hai fatto tu per me? Se t'ho pescato io. Ma pescato lei? T'ho pescato, sì. Sai quanti ne avevo di commessi viaggiatori che passano dalla mattina alla sera dalla mia scrivania? Ma tu sei un pacioccone e con te sembra di stare al cinematografo. Senti, cinematografo, perché te ne vai proprio adesso? Sono le 2. Resta. Le mie sorelle mi fanno una faccia così. Quando fai un'altra scappata? Tra un paio di settimane. E tornerai qui a trovarmi? E come no? Mi fai tanto ridere. Faccio la cura. Lo sai che sei un fenomeno? Ma hai pescato tu? Io? Perché sei una sagoma e scherzi sempre. Allora la prossima volta che vengo a Boston torno su, eh? E vedrai che non ti farò fare anticamera dal direttore. Brava, è in alto i cuori! Mi fai morire, Willy! Tante grazie per le calze. Vado matta per le calze. Beh, buonanotte. Buonanotte e apra bene i pori, gentile signora! Linda, io voglio rifarmi di tutto quello che... Di tutto cosa? Ma adesso stai andando benissimo. Molto meglio di... Che fai? Rammendo le calze. Con quello che costa. Finché sarò vivo io in questa casa, tu calze non ne rammendi, le butti via, hai capito? Dov'è? Ma quando è che si mette a studiare? E tu suggerisci, gli fagli copiare. Dove? Alla licenza. Ma sei matto?
Se mi scoprono, mi espellono! Dov'è? Dove sei cacciato? L'ammazzo di botte, l'ammazzo! E faglielo restituire, poi, quel pallone, Willy, non è onesto! Dove è andato? Che cos'è questa mania di prendere la roba? È troppo prepotente con le ragazze, Willy! L'ammazzo! Guida la macchina senza patente! Silenzio! Silenzio! Tutte le madri hanno paura! Silenzio! Dice il professor Birbamo che è un bel imbusto! Va via tu! Se lo sgobba, lo bocciano! Ha ragione lui, Willy, tu devi... Devo, un corno devo! Biff è bravissimo! Vuoi che diventi come quel lumacone di Bernard? Lui che ha vita, personalità da vendere, che ruba, lo restituisce quello che ruba. E perché ruba? Che cosa gli ho detto io? Gli ho detto mai cose meno che oneste, pulite. Ma andiamo, adesso vieni. Lei perché gli ha voluto lucidare per forza lei i pavimenti? Shh, non ti agitare. Come mai sei tornato a casa stanotte? Ho avuto una paura. Ma Yonkers stavo per mettere sotto un bambino. Perché quella volta non me ne andrai in Alaska con mio fratello Ben? Che sbaglio. Partito col pane e salame, tornato con le miniere di diamanti. Caspita, vorrei sapere come ha fatto. Sapeva quello che voleva. È andato a cercarlo e se l'è preso. Il mondo è un'ostrica, ma le perle non le trovi sotto il cuscino. Papà, come te lo devo dire? D'ora in poi ci penso io a te. I 50 dollari che guadagni alla settimana? Le donne, e la macchina, e l'appartamento, e vuoi pensare a me? Tutti bene? Grazie, zio Charlie, stiamo... Che per... vuoi? Ho sentito del rumore, sono venuto a vedere. Andiamo a letto, vieni. Bacci tu, io non ho sonno. Non ti agitare, eh? Che fai in piedi a quest'ora? Non riuscivo a dormire. Senti, si fa una partita, tanto per conciliare il sonno. Le hai tu le carte? Sì. Che fai a casa? Un guasto alla macchina. Ah. Come mi piacerebbe un giro in California adesso. Ma guarda. Vuoi un impiego? Ce l'ho già l'impiego. Quante volte te lo devo ripetere? E si può sapere, porco demonio, perché mi offri sempre un impiego? Che fai continuamente fra i piedi? Posso anche andarmene. Io non capisco. Se ne va, se ne torna nel Texas. È possibile? Lascialo andare. E con che cosa? Non ho niente da dargli. Di fame non si muore. Non muore nessuno di quelli. Dimenticalo. Già. E cosa avrò poi da ricordare? Ne farai una malattia. Manda tutto a quel paese e pensa alla salute. Per te è facile dirlo. Per me è facile? Anzi... ad essere veramente stanco, Ben. Continua a giocare, vedrai come ti addormenti. Ma hai chiamato Ben? Che stupido. Per un momento mi eri sembrato mio fratello Ben. Ho i minuti contati. Ne hai avuto più notizie poi, da allora? È arrivata una lettera di sua moglie un paio di settimane fa. È morto. Ah, così? Questa sarebbe la famosa Brooklyn, eh? Allora diventi ricco. Ma che, aveva 7 figli. Di occasioni buone ne ho avuta una sola con lui. Mi parte il treno, William. Devo andare a dare un'occhiata in Alaska, a certe proprietà che ho. Ma sicuro, se fosse andato in Alaska con lui, la situazione sarebbe tutta un'altra adesso. È uno scherzo far fortuna in Alaska, William. Mi stupisce che tu non ci sia andato. È uno scherzo, è uno scherzo. Eh? Quello sì che ci sapeva fare, lui solo. Come va in famiglia? Non c'è male, non c'è proprio male. Ah, ti va bene stasera, eh? Abita con te nostra madre? No, è morta, tanti anni ormai. Chi? Oh, che peccato. Era una vera signora la mamma. Eh? L'avrei rivista così volentieri. Chi è morto?
E di nostro padre hai notizie? Come, chi è morto? Ma si può sapere cosa stai dicendo? Sono le 8:30, William. Il piatto è mio. Come, come? Avevo due asse, lo sai, tenere le carte in mano. Io con te i soldi non li butto. Ma santi Dio, avevo due basta, asse. Basta, finiamo. Quando è morta nostra madre? È un pezzo, è un secolo che ti conosco e ancora non hai imparato a giocare. Ma non ti vergogni. Chi? Io? Tu? Deficiente! Ah, tu sei William. Ben! È tanto tempo che ti aspetto. Come ti è andato? Avventure da romanzo. Oh, questo è Ben. Fortunatissimo, mia cara. Dove è stato tutti questi anni? Willy non capiva come papà, mai lei... Ma dov'è? Ma tu non eri con lui. Adesso non so dove arrivano i tuoi ricordi. Ero un bambino allora, capirai. Avrò avuto 3 o 4 anni. 3 anni e 11 mesi. Che memoria, Ben. Controllo imprese di tutti i generi, William. Guai se non avessi memoria. Ricordo che ti vidi andar via per una strada lunga. Andavo a trovare papà in Alaska. E lo trovasti? A quell'età avevo un'idea un po' vaga della geografia, William. Così, invece che in Alaska, mi ritrovai in Africa. In Africa? La Costa d'Oro? No, miniere di diamanti. Miniere di diamanti? Proprio così, mia cara, ma ho i minuti contati. No, no, Ben. Giovanotti, Giovanotti. Ascoltate. Questo è vostro zio, Ben, uomo enorme. Raccontaglielo un po', Ben, raccontaglielo ai miei giovanotti. Giovanotti? È semplice. A 17 anni entrai nella giungla, a 21 ne uscii. È ricco per Giove. Ma che vi dicevo, non c'è fantasia che non sia vera. Mercoledì prossimo un appuntamento a Ketchikan. Oh, no, 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 Ben, racconta di papà, per favore. Io non mi ricordo altro che un uomo con una gran barba, me seduto sulle ginocchia di mamma, accanto al fuoco. Papà era un grand'uomo dal cuore grande come una foresta vergine. Partiva da Boston con tutta la famiglia pigiata in un furgone e frustava i cavalli verso il West. Verso l'Ohio, l'Indiana, il Michigan, l'Illinois e tutti gli altri stati. Ci fermavamo nei villaggi a vendere i flauti che lui fabbricava per strada. Era un grande inventore, papà. Faceva più quattrini lui con un trucchetto qualsiasi di quanti voi potreste sognare di farne in tutta la vita. Così me li sto crescendo io, Ben, decisi, sorridenti, pronti a tutto. Ah, sì? Picchia qui, giovanotto. Più forte che puoi. Oh, no, no, signore. Aspetta, su, prova. Su, avanti, Biff, fagli vedere. Forza, forza. Perché deve fare così? Zitta, che te ne pare, Ben? Allunga il sinistro, Biff. Perché devo fare così? Attento, Biff. Mai gioco leale con chi non conosci. Mai, giovanotto. Non esci più dalla giungla. Linda? È stato un onore e un piacere per me fare la sua conoscenza. Faccia buon viaggio. E buon... di che ti occupi? Rappresentante. Ah, ecco, allora... No, 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 Ben, non vorrei che tu te ne andassi con l'impressione che qui è Brooklyn, d'accordo? Ma anche noi andiamo a caccia. Possibile? Oh, guarda. Qui abbiamo serpenti, conigli, non per niente ci siamo stabiliti qui. Vedi quegli alberi laggiù? Biff e Happy te ne buttano giù uno in 3 secondi. Giovanotti, fate un salto laggiù dove fabbricano e portateci un po' di sabbia. Cominciamo subito la costruzione del portico. Sta a vedere, Ben. Signor Z, Happy, avanti, marcia! Senti, se vanno ancora a rubare in quel cantiere, il guardiano li denuncia. Ho sputato sangue, ma ne ho tirato fuori 2 tipi di lestofanti. Willy, di lestofanti sono piene le patrie galere. Ma anche Wall Street, egregio signore. Il guardiano sta inseguendo Biff. Batti, tu non stanno mica rubando. Dov'è? Ma non ha fatto niente, che diavolo ha? È in gamba. Ma altro che, è in gamba quel Biff. Io non lo so, me l'hanno rovinato. Da quando è tornato dalla Nuova Inghilterra. Me l'hanno assassinato. Ho aderenze io, Charlie. Ho aderenze che tu neanche ti immagini. Tante congratulazioni. Stasera passa da me. Facciamo un pokerino. Così ti alleggerisco un po' di quell'oro che hai riportato dalla Nuova Inghilterra. Il commercio è un mestiere tremendo. Ammazza la gente. Non me, è naturale. Ti rifarò una visita prima di tornare in Africa. No, Ben, non potresti trattenerti un paio di giorni? Faccio tardi al treno. Ben, i miei giovanotti si butterebbero nel fuoco. William, ma... te li stai scozzonando benone, i tuoi giovanotti. Ragazzoni robusti, di classe. Oh, come mi fa piacere che tu lo dica, Ben. Perché a volte ho paura di non educarli come dovrei, di non... Ben, come li devo educare? William,
A 17 anni entrai nella giungla, a 21 ne uscii. È ricco per Giove! Ricco, ricco è questa la fede in cui cresco su avanti nella giungla, senza paura. Ho fatto bene, ho fatto bene, ho fatto bene. William! Ti devi torcere il collo per vedere una stella in questo cortile. Hai trovato il formaggio? È molto tardi, però. Vieni a letto. Faccio due passi. Così, in pantofole. Quello era un uomo. Tante parole diceva, tanto oro. Ho fatto bene. Ho fatto bene. Ma Willy, sei in pantofole. Quant'è che fa così, mamma? Per Dio! Non l'ho mai sentito urlare così, mamma. Vieni a casa più spesso e lo sentirai. Ma fa sempre così. Fa peggio quando tu vieni a casa. Quando vengo a casa? Perché state sempre coi fucili puntati l'uno contro l'altro? Io? Che fucili, mamma? Non puoi mettere il naso in casa senza litigare. Non lo faccio apposta. Cambierò. Faccio di tutto, mamma, ci credi? Sei venuto a casa per restare? Non lo so. Sono così indeciso. Non trovo mai la vita che fa per me. Ma l'uomo non è un passerotto che va e viene con le stagioni. E i tuoi capelli, tutti grigi. Li avevo grigi da quando andavi a scuola. Non li tingo più, basta. Tingili ancora, va là. Non voglio che invecchi. Bambino, vorresti star via di casa un anno e poi tornare come se niente fosse. Comincia ad abituarti all'idea che un giorno tornerai qui. Busserai a quella porta e ti verrà ad aprire gente che tu non conosci. E ti viene in mente, mamma, hai poco più di 50 anni. E tuo padre? Dicevo anche per lui. Ha una stima, Biff, di papà. Biff, caro, se tu non senti affetto per lui, non senti affetto nemmeno per me. Che c'entra, mamma? C'entra. È la persona a cui sono più affezionata. E non voglio che nessuno lo rattristi. Lo deprima, lo umili. O è tuo padre, tu gli porti il rispetto che merita. Oppure fa a meno di venire. Non è un uomo facile, lo so, ma... Olà, Biff, olà! Che diavolo vorrà adesso? Non ti ci avvicinare! Smettila di prendere le sue difese! Non ha mai avuto un po' di rispetto per te. Non è vero, ha sempre avuto il che rispetto. Che ne sai tu, eh? Che ne sai? Vuoi dire che è pazzo? Non ha carattere. Zio Charlie non lo farebbe. In casa sua. Pisciare tutto quel vomito che ha nella testa! Fatti adottare dallo zio Charlie, allora, sì. Va avanti! Perché non lo fai? Non dico che sia un grand'uomo. Willy Loman non ha fatto fortuna. Il suo nome non è mai stato sul giornale. Non è un santo. Ma è un essere umano che si trova in una situazione tremenda. Un po' di riguardo. Non lo lasciamo morire in un angolo come un vecchio cane. Tu dici che è pazzo. Io non dico. Ma ci vuole tanto a capire la causa della sua malattia. Poveretto. È sfiancato. Questo è certo. Sono 36 anni a marzo che lui lavora per la stessa ditta. Adesso... gli dimezzano lo stipendio. Ma questa no, mamma, questa non la sapeva. Vigliacchi senza coscienza. Sì, per la coscienza che hanno i suoi figli. Almeno quelli, quando gli faceva comodo, lo vedevano con piacere. Ma gli amici di una volta, i vecchi clienti, ormai, sono morti o in pensione. A Boston, lui era capace di fare 6-7 ditte in una giornata. Adesso, tira giù le valigie dalla macchina. Le rimette su. È morto. Nessuno lo saluta più. Nessuno lo conosce. E che succede nel cervello di un uomo che torna a casa da un viaggio di 2000 chilometri senza aver guadagnato un centesimo? Non può parlare da solo. Perché? Quando è costretto a farsi prestare dallo zio Charlie $50 alla settimana e a fingere con me che li ha guadagnati. Quanto si può andare avanti così? Lui che non ha mai smesso un momento della sua vita di lavorare per voi,
Che medaglia avrà? È questo il suo premio. Voltarsi indietro a 60 anni e vedere i suoi figli per cui ha dato la vita. Un donnaiolo vanese. Ma mamma! E che altro sei tu, figlio mio? E quest'altro? Dove è andato a finire tutto l'affetto che avevi per lui? Va bene, mamma. Mi rimetterò in camera mia e cercherò un impiego. Basta che non lo veda. No, se hai intenzione di litigare, non puoi restare qui. Mi ha cacciato di casa, lo sai questo, sì? Perché lo pensi? Non l'ho mai saputo. Perché conosco i suoi imbrogli e non mi vuole trepiedi. Che imbrogli? Di che parli? Non prendetevela sempre con me, questo voglio dire. D'ora in poi passerò la mia quota e si metterà l'animo in pace. Vado a letto. Si metterà l'animo in pace. Non posso vedere questa città e ci rimango. Che vuoi ancora? Da un momento all'altro muore. Sì. Cosa vuoi dire? Ha cercato di ammazzarsi. Come? Ti ricordi quando ti scrissi che aveva sfasciato un'altra volta la macchina? Beh. Venne l'agente dell'assicurazione e disse che avevano le prove. Tutti quei famosi incidenti dell'anno scorso non erano. Non erano incidenti. E che ne sanno? Storie. Pare che ci sia una donna. E questa donna... Che donna? Come? Niente, va avanti. Che hai detto? Niente, ho detto che donna. Che ha fatto questa donna? Dice che lui non ha sbandato. È arrivato al ponticello e lì ha sterzato, apposta, contro il parapetto. Ma che, si sarà addormentato? Non credo che si sia addormentato. Perché no? Il mese scorso... Come è detto? Ragazzi, dire una cosa simile. Stavo in cantina. Era mancata la luce ed ero scesa a vedere se era saltata una valvola. Dal quadro, per caso, cade un affare lungo così. Un tubo. Un tubo? Con una presa da una parte. Andai a vedere, infatti, sotto lo scaldabagno. Nel tubo del gas c'è un nuovo attacco. Che salame! Gliel'hai fatto, Tony! Non ho il coraggio. Come faccio a dirglielo? Non gli posso dare questa umiliazione. Tutti i suoi pensieri che gli passano per la testa. Di, te lo giuro su Dio, Biff, la sua vita è nelle tue mani. Ma guarda quel credo. Adesso basta, su. Metterò la testa a posto, mamma, ti giuro. Credimi, tutto è stato perché io non sono tagliato per il commercio. Non è che non voglia provare. Proverò e ci riuscirò. Ma certo che ci riuscirai. Sai cos'hai tu, Biff? Non alzi mai un dito per piacere alla gente. Lo so, io non sono capace. Come quella volta che andasti in piscina invece di controllare il campionato. Perché non te la squagli mai, tu? Sì, ma mi premunisco. È una cosa che mi rincresce, Biff, ma devo dirtela. Nell'ambito commerciale passi per un buffone. Mi facciano passare per quello che vogliono. Hanno canzonato papà per tanti anni, lo sai perché? Perché noi non siamo fatti per questa città di forsennati. Dovremmo stare a spaccar legna in qualche bosco o a fare muratori. Almeno un muratore. Perfino tuo nonno era più di un muratore. E chi è che mi considera un buffone nell'ambiente commerciale? Papà, nessuno ha detto questo. Sì, sì, va, torna nel Texas. Fai il muratore, fai il mandriano. Fa quello che ti pare e buon divertimento. Ma Willy stava dicendo... Ridono di me, eh. Vai ai grandi magazzini, vai a Boston, da Slattery e grida forte il nome di Willy Loman. I cappelli vuoi? Certo, papà. I cappelli? Certo. Perché mi offendi sempre? Io non ho aperto bocca. Che ho detto? Non ha detto niente, Willy. Sì, sì, buonanotte. Willy, lui avrebbe deciso... Domani mattina, quando avrai finito di fare il poltrone, dai una mano di tinta al soffitto che ho messo in sala da pranzo. Domani esco presto. Va a trovare Bill Oliver, papà. Da Oliver? A che fare? Ha sempre detto che mi avrebbe aiutato. Voglio mettermi nel commercio, così voglio vedere se mantiene la parola. Non ti pare un miracolo? Non interrompere. Che miracolo? Uno che vuole finanziarlo ne trova 50 a New York. Articoli sportivi? Forse. Un po' ne so, quindi. Un po' ne sai, ma tu di articoli sportivi te ne intendi più di Dallop e compagni, per l'amor del cielo. Quanto ti dà? Non lo so, non l'ho ancora visto, ma credo che... E che vai raccontando, allora?
Ho detto che vado a trovarlo, questo ho detto, niente. Oh, bel venditore di fumo. Fa Cristo, vado a dormire. Non bestemmiare in questa casa. Ehi là, mettere questo dono, al tempo. Ehi là, mi è venuta un'idea, importante. Vieni qua, vieni. Senti che idea mi è venuta per lanciare i prodotti sportivi. Senti qua, ci mettiamo tu e io, Biff. Lo stile per tutti gli sport. Lo stile Loman. Ci alleniamo un paio di settimane e poi andiamo in giro a esibirci. Va bene? È un'idea. Esibizioni a Palm Beach, nei grandi alberghi, nei posti chic e dappertutto bandiere enormi con su scritto Fratelli Loman. E la cosa più importante, Biff, tu mi hai già capito. Non sarebbe più commercio, ma sport! È meraviglioso! È un'idea che vale $1,000,000! Se voi due giovanotti vi mettete insieme, farete vedere i sorci verdi al mondo intero! Domani vado da Olga! Forse le cose... La pianti di interrompere! Fai la persona seria, vestiti correttamente, meno parli e meglio è. E mi raccomando, niente barzellette! Una volta gli ero simpatico almeno! Simpatico, ti adoravo! La vuoi finire? Quanto hai intenzione di chiedere? Non lo so, potrei chiedere 10 al massimo. Ma no, non essere così modesto, tu parti sempre terra a terra. Sii allegro, entrando ridi. Prima di incominciare, di un paio di storielle, come le sai dire tu, tanto per riscaldare l'ambiente. Non importa quello che dici, è il modo come lo dici, è l'anima che tu ci metti che ti darà o no la vittoria. Oliver, ho sempre avuto... Mi fai parlare? Mi fa il piacere di non sgridarla, papà. Stavo parlando io, no? Non mi va che tu la sgridi, te l'ho detto. Smettila di difenderlo sempre! Non mi va che tu la sgrizzi, te l'ho detto! Salutami Bill Oliver. Chissà che non si ricordi di me. Che bisogno avevi di fare tutta questa scena? Lo vedi come diventa simpatico appena gli dai un briciolo di speranza. Vai su. Va a dargli la buonanotte. Su. Non lasciarlo andare a letto così. Su, dai, andiamo a rimboccargli le coperte. Sì, buono, caro, su. Con niente lo fai contento. Neanche a pagarla a peso d'oro. La trovi più una donna come quella. Che donna, Biff? Gli hanno tolto lo stipendio. Dio mio, lavora a giornata. Beh, d'altra parte che ci vuoi fare? Non è mica un cannone. Benché non puoi negarlo, sia un uomo di una simpatia unica. Mamma è diventata tutta grigia. È proprio vecchia. Porca miseria. Domani vado da Oliver e gli faccio sputare $10,000. Oh, dai. Vieni a dirlo a papà. Dai, vieni su. Non potresti fare qualcosa a quella doccia? Perde continuamente. Qui appena uno si gira, se ne va tutto in pezzi. Chissà se Oliver si ricorderà di me. Che dici? Se ne ricorderà. Se ne ricorderà? Ma chi hai nel cervello, pigne? Se fosse rimasto da Oliver a quest'ora sarebbe direttore. È venuto a darti la buonanotte, papà. Occhio domani, giovanotto, eh? Volevi dirmi qualcosa? Niente, non ci pensare. E se cade qualcosa dalla scrivania mentre parli con loro, non la raccogliere. Hanno i camerieri per questo. Preparerò una bella colazione. Mi fai parlare? Digli che viaggiavi in commercio nel West, non che facevi il fattore. Va bene. E mi raccomando, 15,000, non uno di meno. Sì, certo. Buonanotte. Perché tu hai avuto tutto dalla vita, Biff. Tutto. E puoi fare grosse cose. Dormi bene, tesoro. Sai che mi sono fidanzato, mamma? Volevo che lo sapessi. Va a dormire, caro. Volevo che lo sapessi. Mamma mia. Te lo ricordi allo stadio? In il campionato di New York. Quando entrò in campo la sua squadra, lui era il più bello, ti ricordi? Sì, sembrava d'oro. Come un giovane dio. E come mi salutava col braccio, ricordi? E i clienti che riuscì a portare quel giorno, e le acclamazioni quando uscì. Loman, Loman, Loman. Dio onnipotente. Diventerà qualcuno quel ragazzo, vedrai. Una stella meravigliosa come la sua non tramonta. Willy, caro, perché ce l'ha tanto con te? Non ne posso più.
Vai poi da Howard a chiedergli se ti fa lavorare a New York. Domani mattina, appena mi sveglio, sistemerò tutto. Guarda. Guarda la luna come cammina sui tetti. Meglio di una bistecca. Che bella faccia riposata hai, cara. Ho dormito di piombo. Erano mesi. E i giovanotti hanno tagliato la corda presto? Alle 8 erano fuori. Ah, benissimo. Era un altro Biff stamattina. Allegro. Vedeva tutto rosa. Aveva una furia di andare da Oliver. Cambierà quel ragazzo, cambierà. C'è poco da fare. Certi ci mettono anni a farsi le ossa. Ha deciso poi quanto chiedeva Oliver? Non me l'ha detto, ma credo $10,000 o $15,000. Vai poi da Howard. Sì, e non mi incanta mica, eh. Viaggi, basta. E Willy, non ti dimenticare di chiedere un piccolo anticipo. Sai, siamo di nuovo a corto. C'è la rata dell'assicurazione che scade. Il meccanico e anche l'ultima rata del mutuo. Dopo questa stop, la casa è nostra. Però, è spettacoloso. Ma lo sai che ammortizzare un mutuo di 25 anni non è mica... Beh, è servita al suo scopo. E mi dici che scopo? Il primo che passa ci si mette dentro e buonanotte. Almeno la pigliasse Biff e mettesse su famiglia. Ciao, è tardi. Oh, che testa! Guarda che ti hanno invitato a cena. Me? Da Frank, alla 48esima strada. Ma va, e a chi gli è venuto in mente? È venuto da me Biff stamattina a dirmi. Dì a papà che stasera facciamo baldoria insieme. Puntuale, eh? Alle 6. Ah, questo si chiama parlare. Avrò l'anticipo del posto a New York. Così, così, Willy. Non voglio più toccare un volante per il resto dei miei giorni. Sento che le cose cambiano, Willy. Me lo sento. Si capisce. Ciao, ciao, è tardi. Hai gli occhiali? Sì, gli occhiali, sì, sì. E il fazzoletto? Il fazzoletto. La saccarina? La saccarina ce l'ho, ce l'ho. Attento alle scale quando prendi la metropolitana. La pianti di rammendare calze? Mi urta i nervi, ti prego. E ricordati, da Frank, alla 48esima strada. Chissà se qui attacca il lattughino. Ci hai provato tante volte, caro. Già. Beh, non ti strapazzare, eh. Ciao. E sta attento! Pronto? Oh, Biff, meno male che hai telefonato, perché... No, no, non me lo sono dimenticata. Alle 6 la cena. Biff, ti ricordi quel tubo di gomma che aveva allacciato allo scaldabagno? Stamattina sono scesa in cantina. Non l'ho trovato, lo sai. L'ha tolto via lui. Quando? L'hai preso tu? No, no, niente. Speravo che fosse stato lui. Anzi, caro, stamattina sono così sollevata. È uscito di buon umore, allegro, come una volta. E ti ha ricevuto il signor Oliver? Ah, allora aspetta. E cerca di fargli una buona impressione, tesoro. E divertitevi con papà. Chissà che non l'abbia anche lui una buona notizia. Sì, che bravo, Biff.
Tu gli salvi la vita. Tu me lo salvi. Grazie, tesoro. E quando entra nel ristorante, vagli incontro e abbraccialo. Bravo, Biff. Ciao, caro. Ciao. Howard. Ah, Willy. Vieni, vieni. Scusa, finisco qui e sono da te. Che è questo affare? Non l'hai mai visto? Si chiama magnetofono. Ah, ti posso dire una parola? Chi incide? Come i dischi. È la macchina più fantastica che abbia mai visto. E a che ti serve? Beh, dovrebbe servirmi per dettare, ma ci puoi fare qualsiasi cosa. Senti, l'ho portato a casa ieri sera. Senti che cosa mi ha combinato. Mio figlio, Sta attento. La capitale dell'Alabama è Montgomery, la capitale dell'Arizona è Phoenix, la capitale dell'Arkansas è Little Rock, la capitale della California è Sacramento. 5 anni, Willy. Oh, potrebbe fare l'annunciatore alla radio. Sentito? Ordine alfabetico. Aspetta, non è finito. Mia moglie. Su, di qualche cosa. Vuoi parlare o no? Non so che cosa dire. Ma chi parla? Sta girando, sai. Ciao. Oh, insomma, io non riesco a parlare con quella farina. Questa era mia moglie. Che macchina straordinaria. Senti, potremmo... Oh, ma tu oggi non dovevi essere a Boston? Ero venuto a parlarti di questo, Howard. Che è successo? Hai sfasciato la macchina un'altra volta? No, che diamine. Non si può mai stare tranquilli con te. Allora, si può sapere? Senti, Howard, ti dico la verità. Ti ricordi a Natale quando hai dato quella festa? Hai detto che avresti fatto in modo di sistemarmi qui, a New York. Qui da noi? E dove? Ah, già, mi ricordo. Ma non è capitata nessuna occasione per te, Willy, no. Howard, ormai i miei ragazzi sono grandi ed io non ho molte pretese. Sì, ma vedi, io tanto non... più che con te si può parlare, sono stanco. Va bene, Willy, tutto quello che vuoi. Ma tu fai il circuito. E la nostra organizzazione è una organizzazione di circuito. Howard, io non ho mai chiesto un favore a nessuno. Ma quando tuo padre ti portava qui in fascia, io lavoravo già per la ditta. Tutto quello che vuoi, Willy, ma venne da me tuo padre il giorno in cui nascesti e mi chiese se doveva chiamarti Howard. Io ti sono molto riconoscente, Willy. Ma non so dove metterti. Howard... Per mantenere me e mia moglie mi bastano $50 alla settimana. Ma figlio mio, dove ti... Permetti che ti racconti una storia. Quando si scherza, si scherza. Ma gli affari sono affari. Gli affari sono affari, d'accordo, l'abbiamo capito. Ma mi vuoi stare a sentire? Quando ho incominciato questo mestiere ero un ragazzo e non sapevo neanche che avvenire potevo avere. A quei tempi uscivano fuori 3 o 4 filoni d'oro al mese in Alaska. Già. Mio padre ha passato metà della sua vita in Alaska. Tutto pronto per la partenza quando incontro un tale rappresentante della Parker, un certo Dave Singleman. Questo tale, all'età di 84 anni, si piazzava in camera sua, davanti al telefono. Si infilava le pantofole di velluto verde e chiamava i clienti. E così, senza spostarsi di un millimetro, all'età di 84 anni, si guadagnava la vita. Quando morì al funerale vennero a migliaia i clienti e i colleghi. Una volta la gente era considerata, Howard, c'era il rispetto, c'era la solidarietà, c'era la gratitudine. Al giorno oggi tutto arido, senza anima. L'amicizia non ha più nessun valore, capisci cosa voglio dire? Non ci si ricorda più di me. Già, questo è il guaio. Howard, $40, mi contento, $40 alla settimana. Io non li fabbrico mica i soldi. Howard, l'anno in cui venne letto Al Smith, tuo padre venne da... Senti, ho della gente... Sto parlando di tuo padre! Non si dice a uno della gente di là, a uno che ha dedicato 34 anni della sua vita a questa ditta e adesso non sa dove trovare i soldi per pagare l'assicurazione. Non si può spremere un uomo come un limone e poi buttarlo via nella spazzatura. E adesso stammi a sentire. Tuo padre, io nel 1928 feci incassi favolosi, una media di $170 alla settimana di commissione. Andiamo, Willy, ma quando mai hai fatto? Nel 1928 ho registrato una media di $170. Fammi la cortesia, Willy. Ho della gente di là. Un po' di dignità, andiamo. Ci vediamo dopo. Un po' di dignità. Oh mio Dio, che diavolo ho fatto?
urlato in faccia. Oh mio Dio, Frank, Frank, ti ricordi quello che mi dicesti quel giorno? Mi mettesti una mano sulla spalla e mi dicesti... Che succede? Un caffè. Scendo a prendere un caffè. Willy, senti. Domani vado a Boston. Willy, non puoi più andare a Boston. Perché? Perché non ci rappresenti più a Boston. È un pezzo che te lo volevo dire. Ma allora vuol dire che mi licenzi? Un po' di riposo ti farà bene. Ma Howard! Poi, quando ti sarai rimesso, torni da me e ne riparleremo. Howard, io devo lavorare, non posso... Ma non avevi dei figli? Perché non ti fai aiutare Howard, da loro? Non posso farmi mantenere dei miei figli, non sono mica un invalido. Howard, devi lasciarmi andare a Boston. Ho l'anticamera piena di gente. Siediti 5 minuti. Un po' di dignità, andiamo. Poi vai a casa. Va bene? Ho bisogno dell'ufficio, Willy. Ah, poi in settimana, quando ti fa comodo, vedi di riportarmi i campionari. Rimettiti, Willy, poi torni da me e ne riparleremo. Su con la vita, su. Mi dai pieno di gente. Bene. Già di ritorno. Già concluso il tuo affare in Alaska. Quando uno sa quello che vuole, fa presto. Un viaggetto e via. Fra un'ora mi parte il piroscafo. Ciao. Ben, non so che fare, sono rovinato. Beh, vediamo, William. Ho comperato dei boschi in Alaska. Ho bisogno di qualcuno che li sorvegli. Boschi? Io e i miei ragazzi là, nel nord, in mezzo ai boschi. Vattene da questa città, piena di cambiali, di tribunali, di chiacchiere. Buttati nella mischia e ti farai una fortuna. Sì, Linda! 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 Oh, è tornato. Linda, mi ha offerto un lavoro in Alaska. Ma tu eri qui. Ma lui ha già un lavoro, qui. Amorosa, in Alaska io potrei... Vai benino qui, no? Benino per vivere? O benino per fare la fame? Senta, la smetta con questi discorsi. Benino per vivere felici, qui e adesso. Lo sa che cosa gli ha detto il vecchio Wagner l'altro ieri? Che se continua così lo associa alla ditta. Sì, ben, con questa ditta io mi sto creando un avvenire. E quando un uomo si sta creando un avvenire... E dov'è quest'avvenire che ti stai creando? Ha ragione, Linda. Non c'è. Ma chi te l'ha detto? C'è un vecchio di 84 anni che... Sì, lo dovresti conoscere, Ben. Ogni volta che lo vedo penso, ma perché mangiarsi il fegato? Quello lì va in una città, si attacca al telefono e ha già guadagnato la giornata. E sai perché? Devo scappare. Guardala la mia gioventù. È un Rothschild quello? No. Eppure 3 grandi università se lo litigano. Perché hai voglia di dire, Ben? Quello che conta è l'ambiente in cui vivi, il modo come sorridi alla gente, le relazioni, Ben. Le relazioni. Perciò oggi, quando farà il suo ingresso in campo, sarà la sua grande prova. Quando entrerà in un ufficio, il suo nome sarà uno squillo di tromba. Quale porta gli resterà chiusa? Questa è la realtà come l'ho vista io, con le mie mani. Non è una realtà che si taglia come i tuoi boschi, ma c'è. Hai il dorado a portata di mano, William. È la tua fortuna e non ci vai. È la tua fortuna. Ce la possiamo fare anche qui, la fortuna, Ben. Ce la possiamo fare anche qui. Oh, mia mamma, avevo paura che fosse già andato. Perché che ora è? È 1:30. Qua è partenza, capolinea allo stadio nazionale. Dove sono le bandierine? Hai preso il cambio della biancheria? Io me ne vado. Bim, allora le scarpe le porto io. No, 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 le scarpe le porto io. E io come faccio ad entrare? Dagli le ginocchiere. Ecco qua, e quando entra in campo Biff, agitarle, eh. Andiamo e non rimanere indietro, eh. Ah, e ricordati, papà, quando alzo il braccio, quello è il tuo touchdown! Per te non c'è posto, Charlie. Sei di gita? Ero venuto a fare un pocherino. Pocherino? Ma lo sai che giorno è oggi? Ma lo sa, Willy, lo fa apposta. Ah, sì, apposta un corno. Non lo so, Linda, che è oggi? Bifa, una finale allo stadio. Finale di nuoto, guarda come piove. Sì, andiamo, andiamo, che è tardi. Ehi, Biff! Fagli a rane 100 metri! Fa meno lo spiritoso, oggi è il giorno più importante della sua vita. Ma quando ti decidi a crescere? Ah, avvicinati!
Tieni qua! Tieni qua se hai coraggio! Chi ti credi di essere? Vecchio morto! Ignorante! Imbecille! Tieni qua! Dove vai? Dove vai? Quello che hai da dire, dillo! E dimmelo in faccia! Ma so che mi vieni dietro! Signor Bernard! Vuole affacciarsi in anticamera? Che c'è? Chi è che urla? Il signor Loma. È uscito adesso dall'ascensore. E con chi c'è? Con nessuno, è solo. Io non ce la faccio più a parlare con lui. E suo padre, quando lo vede, sta male. Mi faccia il piacere. Lo riceva lei. 80.000 spettatori! Oh, la nostra Jenny. Come va la vita, Jenny? E gli affari? Prezzi alti, prezzi bassi? Così, così. E lei si sente bene? Io mi sento bene a letto. Ciao, zio William. Ciao, Bernard! Come mai da queste parti? Sono venuto a salutare papà. Mi stiracchio un po' in attesa del treno. Vado a Washington. Ah, e che vai a fare a Washington? Una causa. Ma ha detto papà che Biff è qui. Sì, è qui. Sta impiantando una grossa impresa, sai. Cioè? Beh, lui ha fatto una grossa fortuna nel West, ma adesso ha deciso di trasferirsi qui e... Dove ho sentito che tua moglie ha avuto un bambino? Il secondo. Due bambini? È spettacoloso! Che cos'è questa impresa di Biff? Dunque, sai Bill Oliver, quello del ramo sport? L'ha fatto tornare a tutti i costi, cablogrammi, telegrammi, interurbane, gli dà carta bianca. Lavori sempre nella stessa ditta, zio William. Non sai quanto mi faccia piacere che tu abbia fatto carriera. Dà una tale fiducia vedere un giovanotto come te, veramente. E anche Biff è proprio Bernard. Che c'è, zio William? Come hai fatto tu? Perché lui non c'è riuscito? Ma non so, io... Dopo quella partita allo stadio la sua vita si è fermata. Zio William, vogliamo parlare seriamente. Quando il professore lo bocciò in matematica... Quel figlio di puttana l'ha rovinato. Sì, ma bastava che prendesse ripetizioni e si ripresentava ad ottobre. Sì, certo, certo. Gli hai detto tu di non ripresentarsi ad ottobre. Io? Ma io lo scongiurai, lo pregai in ginocchio, glielo comandai. E allora perché si rifiutò? Perché, perché, perché? Sono 15 anni che mi trascino questo perché come una palla al piede. Zio William, io so solo una cosa. Quando uscirono gli scrutini, lui si arrabbiò molto. E voleva prendere subito ripetizione. Sul serio? Sì, non si lasciò andare. Poi un bel giorno sparì dalla circolazione. Io pensai che fosse a Boston da te. Sì, venne a Boston, ma questo che c'entra? C'entra che quando tornò è una cosa che non mi scorderò mai. Mi sconvolge ogni volta che ci ripenso. Quando tornò, prese le scarpe da ginnastica. Sai, quelle con la sigla dell'Università di Virginia. Ci teneva tanto a quelle scarpe. Scese in cantina e le bruciò nella caldaia. Ci prendemmo a pugni per quasi mezz'ora, noi due soli lì sotto. Urla, cazzotti, lacrime. In quel momento capì che Biff aveva rinunciato alla sua vita. Che successe a Boston, zio William? Niente, che vuoi dire che successe? Zio William, non ti... Non ti cosa? Che cosa volevi dire con quel che successe? Ehi, lo sai che perdi il treno? Adesso vado. Arrivederci, zio William. E ciao. Come si dice? Dai oggi, da domani. Ah, quello sì. Ciao, zio. Hai sentito il nostro ragazzo? Va a difendere una causa davanti alla Corte Suprema. Papà! La Corte Suprema. Io scappo. Ciao, papà. Ciao. La Corte Suprema. E non l'aveva neanche detto. E perché doveva dirlo? Lo sa? Ecco un po' di soldi, $50. Ho una riunione di là. Charlie... Devo pagare l'assicurazione. Se tu potessi, io li ritirerei dalla banca, ma poi Linda se ne accorge e ti restituirò fino all'ultimo centesimo. Quanto ti serve, Willy? Sono a terra. Lo vuoi capire che sono a terra? Oggi mi hanno licenziato. Chi ti ha licenziato? Howard? Sì. Quel moccioso. E pensare che io gli ha dato il nome, io l'ho chiamato Howard. Ma lo vuoi capire che queste cose non contano niente? Ma io... Quando gli hai dato il nome che hai fatto? Te lo vendi? Ma io ho sempre pensato che un uomo debba farsi ben volere, far colpo. E quando mai Rockefeller ha fatto colpo? Faceva colpo il suo portafoglio. Quello sì che faceva colpo.
Beh, senti. Insomma, William, tagliamo la testa al toro. Tu non mi puoi vedere, io tutta questa tenerezza per te non ce l'ho. Però ti offro un impiego. Perché così mi gira, va bene? Charlie, io per te non posso lavorare. Perché? Hai invidia? Non mi domandare perché, per te non posso lavorare. Non hai fatto che invidiarmi per tutta la vita, disgraziato imbecille. Oh, pagati l'assicurazione. Vuoi ridere? Dopo tutte le autostrade, i treni, gli appuntamenti e le balle, alla fine ti accorgi che vali più da morto che da vivo. Da morto non vale niente nessuno. Capito quello che ho detto? William! Charlie. Sei l'unico amico che ho. È spettacoloso. Veramente spettacoloso. Cristo santo. Oh, qui si comincia a ragionare. Beh, un'altra cosa. Là davanti è una bolgia. Quando è in compagnia, lo dica a me, che glielo trovo io l'angolino. Sa, mica a tutti piace la solitudine, faccio per dire. Tale, come va la vita? Da cane. Almeno mi avessero mandato in guerra. Adesso me ne starei buono buono in qualche camposanto. Stanley, è tornato mio fratello. Ah, è tornato? Dalla prateria? Sì, è un grosso allevatore adesso, perciò mi raccomando, trattamento speciale. Viene anche mio padre. Ah, anche suo padre? Mio fratello oggi ha concretato una certa faccenda. Mettiamo su una società, io e lui. Corpo, una bella società in famiglia. Faccio per dire, ci si guadagna sempre. Dico anch'io, no? Già, perché mettiamo uno ruba. È in famiglia. Faccio per dire, come quello là al banco. Il padrone comincia a pensare che c'è un buco nella cassa. I quattrini entrano, ma poi non escono. Shhh! Cosa? Ti sei accorto che non ho girato gli occhi? Sì. Anzi, li chiudo. Beh, ecco ciò. Odor di meringhe. Ah. Ma no, non c'è. Ma come fa lei? Ho il radar, Stanley. Guarda che occhi. E guarda che bocca. Come misure ci siamo, signor Loman? Senti che vuole. La signora desidera. Aspetto una persona, grazie. Per ora mi porta... Alla signorina porta le... Permette? Non vorrei sembrarle indiscreto, ma io commercio in champagne e vorrei fargliene assaggiare del mio. Una coppa alla signorina. Una coppa, sta lei. Oh, ma perché si disturba? Ma nessun disturbo. Paga la ditta. Prego. Si accomodi. Deve dare soddisfazione commerciare champagne, no? Beh, la soddisfazione che dà il commercio. Smercia una cosa, smercia l'altra. E lei per caso non smercia? Io? Io non smercio affatto. Accetta un complimento da uno che non conosce. Io la metterei in copertina. Ci sono già stata. Che ti dicevo, Stanley? La signorina è già stata in copertina. Impaginata bene. E su che copertina? Life, look, collier? Un po' qua e un po' là. Grazie. Sa come dicono in Francia? Lo champagne fa la pelle vellutata. Oh, ecco Biff. Ciao, scusami se arrivo tardi. Ma che tardi, sto qui da un minuto. Conosci la signorina... Forsythe. Mio fratello, la signorina Forsythe. Papà è venuto. Si chiama Biff. L'avrà certamente sentito nominare. Biff è un grande giocatore di football. Ah, sì? E dove
cosa gioca? Se ne intende di football? No, non molto. Biff gioca con il New York Football Club. Ma no, ma che bravo. E Cin Cin. E Cin Cin, signor? Happy. Beh, veramente mi chiamo Harold, ma all'Accademia Militare tutti mi chiamavano Happy. Mi chiami Happy. Piacere di conoscerla, signor Happy. Ha detto che veniva, papà. La vuoi? Qui non ci sta. Una simile idea non ti avrebbe nemmeno sfiorato una volta. Vengo da ora. Alta. Ti voglio rivedere all'attacco. La vuoi? Non aspetta altro. Ma che... Mademoiselle, è accompagnata? Sì, veramente. Ma potrei fare una telefonata? Oh, la faccia la telefonata e non ha un'amica. La inviti. Mio fratello ed io rimaniamo ancora qui per un po'. Biff è famoso in tutta l'America. Arrivederla, piacere. E faccia presto, eh. Cercherò. No, non cerchi, trovi. Visto, non è una vergogna. Una ragazza bella come questa. È per questo che non mi sposo. Vuoi stare zitto un momento? Ti devo parlare. Hai visto Oliver? L'ho visto. Senti, ho da dire alcune cose, papà, mi aiuti? Allora che fa? Ti finanzi? Ma tu sei matto! Che è successo? Non ti ha ricevuto? L'ho aspettato per 6 ore, finalmente alle 5 viene fuori. Non si ricordava neanche chi ero, niente! Sono rimasto lì come un imbecille. Gli hai parlato del mio progetto della Florida? Non l'ho visto neanche un minuto, è andato via subito. E io lì, solo, in anticamera. Happy, non so cosa mi ha preso, non ci ho visto più. Io ho preso la stilografia. E t'ha visto? Io via, tutti gli 11 piani di corsa. Beh, via come un cretino, ma chi te l'ha fatto fare? Non lo so, per portarvi una cosa. Aiutami, devo dirlo a papà. E perché? Sei impazzito? Papà deve mettersi in testa che a me non mi finanzia nessuno. Lui crede che io abbia passato tutti questi anni così per far dispetto a lui. E si mangia il pesce. E appunto, e tu digli qualcosa di gentile. Non posso. Digli che domani sei a pranzo da Oliver. E domani che faccio? Esci la mattina e torni la sera, dicendo che Oliver ci vuole pensare, poi non se ne fa più niente e buonasera. E buonasera, andrà avanti in eterno. Papà è così contento quando può fare dei progetti. Oh, eccolo qua il nostro capitano. Quanti anni che non ci vedivo. Sta lei. Siedi, papà. Bevi. Perché no? Sì, va, beviamoci su. Sei di cattivo umore? Io? No. Whisky per tutti. Doppi. 3 whisky doppi. Benissimo. Allora, racconta. Com'è andata? Benone. Caro. Me ne è capitata una oggi. Papà, fantastica. Cioè, racconta. Te la voglio raccontare tutta la mia giornata di oggi. Quanto è stata strana. Aspetta un'ora, aspetta due, aspetta tre. Aspetta. Oliver, sai quanto l'ho aspettato? Tutta la giornata. Tanto per documentare i fatti. E tanti altri me ne sono venuti in mente di fatti della mia vita. Fatti, papà, sì, terra terra. Chi ha avuto la bella idea, per esempio, chi ha avuto la bella idea di dire che io facevo il rappresentante? Ma praticamente... Siamo coi piedi per terra, papà. A furia di volare non combineremo niente. Io ero fattorino e basta. Sì, allora... Mi vuoi lasciar finire? Non mi interessano le tue conferenze su cose morte e sepolte. Quando qui la casa brucia, lo puoi capire che qui tutto va a fuoco. Oggi mi hanno licenziato. T'hanno licenziato? Sì, licenziato! E se non porto a casa una buona notizia qualsiasi a tua madre, io non so come fare. Favole da raccontare non ne ho più. Hai qualcosa da dire? Dilla! Hai visto Oliver? Dio santissimo! Non ci sei stato! Ma come non c'è stato? Neanche a percentuali, ti tengo! Licenziato! Allora, avanti, racconta. Che ha fatto? T'ha accolto bene? T'ha fatto festa? Altro che, papà. Oh, ti immagini, uno che non lo vede da 10 anni gli fa tutta quella festa. Fenomeno. Senti, papà. Che ti ha raccontato? Che ti ha detto? Vogliamo ragionare con calma e scendere un po' a terra. Avanti, dimmi che è successo. Dimmi che è successo. Avanti. Gli ha parlato del mio progetto della Florida. Gli ha fatto buona impressione il progetto della Florida. Mi lasci spiegare un minuto. È un'ora che ti lascio spiegare un minuto. Allora, ti racconta, che ha fatto? Ti ha portato in ufficio e poi... Gli ho parlato e lui è stato a sentire. Grande come ti sta a sentire. E chi ha risposto? Ha risposto
Papà, io voglio dire una cosa, tu mi fai dire un'altra! Allora avanti, dilla questa cosa, non l'hai visto? L'ho visto! E allora che hai fatto? L'hai insultato, eh? Mi lasci parlare, insomma, mi lasci diavolo. Parlare! Guardi, dimmi che è successo! Ma puoi parlare, su, dimmi che è successo! Fammi il piacere, lasciami stare! Quattro, ma devi prendere in matematica! Quattro, che dici? Quattro! Calmati, papà, calmati! Se non prendevi quattro a quest'ora eri a posto! Senti, adesso ti racconto tutto e vediamo se mi stai... Signora Loma! L'ho aspettato per sei! Ma che dici, porco demonio? Mi sono fatto annunciare e non mi ha ricevuto! Signora Loma! Mi sono stato bocciato! No! In matematica! Non gli danno la licenza! Ma devi andare all'università! Dov'è? Vi? Al partito, Biff! Dove è andato? A Boston! È a Boston, zio William! Sì, forse William potrà parlare al professore di matematica! Poverino! Povero figlio mio! E così su Oliver ci faccio una croce. Quattro, se non prendevi quattro! Che quattro? Che dici? Non è colpa mia! Non è colpa mia! Se ti sei fatto bocciare è colpa mia! Biff, che è questa penna? Roba da fucilarti, Biff! Una penna che non vale neanche... Hai preso la penna di Oliver! Papà, te l'ho spiegato! Hai rubato la penna stilografica di Oliver! Non l'ho rubata, sto cercando di spiegarla! L'aveva presa per osservarla. In quel momento entrò Oliver e lui, innervosito, l'ha messa in tasca. Biff, Dio benedetto! Non avevo intenzione di farlo, però... Pronto? Albergo Nuovo a Boston, prego. Non sono in camera! Papà, che è? Sto chiamando il signor Loma. Basta, non ci sono! Sarò bravo, vedrai come sarò bravo. Sta seduto. È bravo, bravo un corno. No, papà! Bravo a far la bella vita! Papà, lavorerò, troverò un'altra cosa. Tu non ti devi preoccupare. Parla tu, e papà! Pronto? Il signor Loma non risponde. No! Lo mando a chiamare. No! Vedrai che la trovo la strada, papà. Ti do una bella notizia. Oliver ha parlato col socio del progetto della Florida. E cosa fatta, capisci? È solo questione di cifra. Allora ci sta. Sai i quattrini che farà Biff? Ci sta. Allora no, ci, ma... sta. Ci sta. Senti. Mi hanno invitato a colazione a casa loro. Grande, no? Sulla gente sa fare ancora colpo. Ma domani no, domani non posso andarci, capisci? Perché non ci puoi andare? Ma la penna, papà. Ma vai là e dici scusi distrattamente. Ma certo, Biff, domani vai a colazione. Ma come faccio a dire? Hai preso la penna stilografica per fare le parole incrociate. 10 anni fa sono andato via con i palloni, adesso torno con la penna. Scherziamo, con che faccia mi presento? Cercherò qualche altro. Signor Roman in portineria, prego. Biff, domani vai a quella colazione. Non ci posso andare, Biff, non mi arrivo. Ma se, guarda come... io sono il sirello! Volete piantare tutti e due? Siete in un locale pubblico! Buonasera, signorine. Prego, si accomodino. Beh, giusto un attimo. Questa è... Bussano alla porta, Willy! Molto lieto, signorina. Si sieda. Che cosa beve? Letta non può fare tardi. Domattina ho un'altra taccia. Devo fare la giurata in tribunale e non vedo l'ora. Nessuno qui è pratico di giuria. Io ci stavo sempre di fronte. Questo è mio padre. Oh, ma che simpatia. Venga a sedersi qui, paparino. Fallo sedere, Biff. Sì. Su, capitano. Pigliamoci una bella sbronza e mandiamo tutto all'inferno. Forza. Willy, vuoi vedere chi è alla porta? Vuoi vedere chi è alla porta? Dove vai? La porta. La porta. Il bagno, la porta. Dov'è? Dov'è la porta? Laggiù in fondo. Dov'è? La porta. Willy, ti alzi. Bellini, vanno in giro accompagnati dal papà. Figurati, vuoi che sia il papà? Signorina, lo sa chi è uscito di là? Un gran signore amareggiato, infinitamente buono, incompreso. Un amico, capisce? Un fratello. Per i suoi ragazzi un leone. Bellino. Beh, dunque ragazze, ci muoviamo. Qui perdiamo tempo. Su, Biff, dove si va? Ma non fai proprio niente tu per lui, per te non esiste. Ma si può sapere cosa no, vuoi da no, me? No, no, per te non esiste. Guarda che ho trovato in cantina, Dio santo. E non senti il bisogno di fare qualcosa? Ah, perché sarei io, quello che scappa di casa, che se ne va? Ma tu te ne strafotti di lui. Tu potresti aiutarlo, io no. Ti rendi conto di che sto parlando? Un giorno o l'altro sta male. Ma guarda un po', è a me. Aiutalo, Cristo santo, aiutalo. Aiutami. Mi fa piangere solo a guardare. Ma dove vai? Ma è sempre così nervoso? Gambe, ragazzi, lo raggiungiamo. Oh, a me piacciono i tipi calmi, intendiamo. È un po' di surmenage, ma è calmissimo. Ma non vuole avvertire suo padre che... Ma non è mica mio padre, non è mica mio padre quello. Andiamo, ragazze, la città è nostra. Stalle, il conto! Signor Loman! Signor Loman!
pianto di ridere. Ma vuoi cantare, sì o no? Non vai ad aprire la porta, sveglia tutto l'albergo. Non aspetto nessuno. Senti, bevi un goccetto, tesoro, e smettilo di essere così musone. Mi sento solo. Ma lo sai, Willy, che m'hai rovinato? No, no, d'ora in poi, quando vieni in ufficio, ti metto subito davanti ai clienti. Basta con le visitine, Willy. M'hai rovinato. Ah, molto carino da parte tua dirmi queste cose. Ma sai che sei acido? Ma che anima in pena. Ma chi te l'ha data questa pena, anima mia? Vieni dentro, mio bel venditore ambulante. Che fai? Sei matto? Ti vesti alle 3 di mattina? Va a vedere. Avranno sbagliato porta. No, hanno bussato da noi, ci hanno sentito parlare. Forse brucia l'albergo. È uno sbaglio. E allora mandalo via. Mi urta i nervi, quindi. Che ci sia qualcuno dietro la porta mi urta i nervi. Chiuditi in bagno e non ti muovere. Qui la legge non scherza. Biff, che fai a Boston? Perché non rispondevi? È mezz'ora che busso, che ti chiamo al telefono. Ero in bagno, non ho sentito. Biff, sta male qualcuno a casa. Papà, non sono degno di te. Ma che dici? Papà... Biff, che stai dicendo? Via, discendiamo, ti offro una birra, dai. Papà, mi hanno bocciato in matematica. E la licenza? Non me la danno. Per una materia non ti danno la licenza? È tutta colpa di quel Birbaum. Non mi ha voluto assolutamente levare quel 4. Vieni a parlargli prima che si chiuda la scuola. Sei così bravo a convincere le persone. Non ci pensare, ci mettiamo subito in viaggio. Va, scendi e di al portiere che mi prepari il conto. Vai, vai. Sì, capitano. Papà, lo sai perché ce l'ha tanto con me? Un giorno che era in ritardo, sono salito in cattedra e gli ho fatto il verso. Ho stralunato gli occhi parlando con la F. E i compagni? Crepavano da ridere. Ma vai, come facevi? Come doveva dimostrare ICF più ICF ed entra lui. Vai, vai, scendi. C'è di là? No, non è di là, è nella stanza accanto. Come? È nel tuo bagno? No, no, è nella stanza accanto. C'è una festa. Ma fermo, fin qua, Willy, c'è un ferpente nella vacca da bagno. E codinfola. Ah, lei se ne potrebbe andare in camera sua. Non hanno finito i pittori. Le stanno imbiancando la camera ed è dovuta venire qui a fare una doccia. Vada, vada, signorina Francis. Willy, mi devo vestire, non posso? Pippo, ti presento la signorina Francis, una nostra cliente. Sta in fondo al corridoio. Le stanno imbiancando la camera e... Vada, vada, vada. E i vestiti? Non vuoi mica che escano? Le calze? Dove sono le mie calze? Ma avevi portato due scatole numero 9, dammele. Le calze, Cristo, te ne vuoi andare? Speriamo non ci sia nessuno nella hall. Almeno questo. Gioca a football, lei? Sì. Anch'io. Buonanotte. Quasi quasi è meglio andare, così domani mattina presto vado alla scuola. Tirami fuori i vestiti dall'armadio, io prendo la valigia. Che hai? È solo una cliente. Senti ragazzino, non crederai mica. È solo una cliente. Su, avanti, prendimi i vestiti. È un ordine. Ma così obbedisci ai miei ordini, eh? Piangi, piangi. Vergogna. Senti, Biff. Tu diventerai grande, capirai certe cose. Hanno un'importanza relativa. Domani mattina, prima cosa, vado da Birbaum. Non fa niente. Non fa niente. E il 4 chi te lo leva? Non ti darà retta. Te lo deve levare per forza, se no non puoi andare all'università di Virginia. Tanto non ci vado. E casomai non ci riesco, tu prendi ripetizioni e ti ripresenti a ottobre. Hai tutta l'estate. Papà! Figlio mio. Papà! Quello lì non è niente per me, Biff. Ero solo, ero tanto solo. Lei ha dato le calze di mamma. Ti ho dato un ordine. Non mi giocare, bugiardo. Chiedi subito scusa. Imbroglione, finto. Bugiardo, bugiardo. Torna subito indietro. Ti ho dato un ordine. Bip. Ti ho dato un ordine. Ti ho dato un ordine. Ehi là, che facciamo? Raccattiamo le cicche. Su, su, signor Loman. Gli eredi se ne sono andati con le bambole. Hanno detto arrivederci a casa.
Eravamo a cena insieme. Ce la fa? Certo che ce la faccio. Posso? Posso uscire così? Non glielo impedisce nessuno. Di, sai mica se vendono semi da questa parte? Semi da seminare? Sì, carote, piselli. Ah sì, ce n'è uno sulla sesta strada. Ma forse adesso è tardi. Allora devo correre. Bisogna che compri dei semi. Non c'è niente di seminato nel mio pezzetto di terra. Il mio giardino è senza piante. Esagerazione, mamma. Non te ne importa proprio niente se vive o muore. Andiamo su, Biff. Fatti i fatti tuoi. Se vive o se muore chi? Vattene, fuori di qui, tutti e due. Devo parlare al principale. Guai a te se ti avvicini a lui. Dove? Lo invita a cena. Il disgraziato. Il disgraziato non pensa ad altro per tutto il giorno. E quando arriva lì, lo piange. Ma mamma. Era la sera ad andare a dormire questa. Le vostre luride e sguadrine. Ma che abbiamo fatto di male? Non si può neanche festeggiare il ritorno di Bimbo. Basta! Andate via. Non fatevi rivedere mai più. Levate questa roba. Basta di farvi la serva. Siete peggio di due animali. Chi? Chi avrebbe avuto il coraggio di andare quel disgraziato solo in un ristorante? Ma ha detto così. C'era bisogno che lo dicesse. È tornato a casa che non si reggeva in piedi. Tanto era umiliato. Ma si è detto che si è divertito. Sta zitto! Senza neanche entrare dentro a vedere come sta. No, non sono entrato, non ho fatto un accidente, si va! L'ho lasciato in un gabinetto a parlare da solo. Che ferme, no, che... L'hai capita finalmente? La schiuma della terra, eccomi qua. Vattene. Devo parlare al principale. Dove? Ti attardare a parlargli. Sì, buono, lascialo stare. Che fa di fuori? Senta. A quest'ora. Dio santo. Due dita, file, un palmo ogni fila, un palmo. Lattughino, spinaci, un palmo. Offerta grossa, vantaggiosa, molto vantaggiosa, perché ne ha passate la poveretta, ti pare? Ne ha passate tante, beh. Te ne puoi andare così come sei venuto? Non puoi. Qualche cosa devi lasciare? Non puoi. Bene. Vorrei che tu esaminassi con me quest'affare nei suoi pro e nei suoi contro. Com'è questa offerta? 20.000 dollari pagabili a vista. Tutte le garanzie. Tranquilli, hai capito? Attento, non fare il fesso. Potrebbero non pagare la polizza. Vi vorrei vedere. Dopo che ho sgobbato tutti questi anni a pagare i premi, adesso non pagano. È impossibile. È da vile, William. Perché?
È più coraggioso starsene qui tutta la vita, non cavare un ragno dal buco. Questo te lo concedo. E 20.000 dollari sono una cosa che esiste, sta lì, è una somma. Questa è la cosa grande, Ben. Io li vedo laggiù come un diamante che brilla. Allungo una mano, è mio. Non come un appuntamento d'affari. Perché lui mi valuta zero e perciò mi disprezza. Ma il funerale, Ben, il funerale sarà una cosa spettacolosa. Verranno dal Massachusetts, dal Maine, dal Vermont, dal New Hampshire, tutti i miei vecchi clienti. Non se l'aspettava quel ragazzo, non se n'era mai accorto di come mi conoscono. Ti farò vedere chi sono, Ben, rimarrò a bocca aperta. Ti darà del biglietto. No, sarebbe tremendo. Sì, è dell'imbecille. Non è possibile. Ti odierà, William. Come si fa a tornare a quei tempi meravigliosi? Era così premuroso, così pieno di vita. Ed inverno su e giù, con la slitta e il nasino rosso. Perché non posso dargli una cosa senza che lui mi odi? Ci penserò su. Ho ancora qualche minuto. L'offerta è vantaggiosa, ma attento. Non fare il fesso. Va coi piedi di piombo. Dove sono questi accidenti di semi? Non si vede niente qua dentro. Ma è pieno di gente qua intorno, non ci penso. Non mi seccare, ho da fare. Papà, sono venuto a dirti addio. Stavolta non torno più. Non vai da Oliver domani? Non ho l'appuntamento, papà. Ti ha abbracciato e non hai l'appuntamento. Papà, sii buono. Cerca di capire una volta tanto. Oggi si sono chiarite certe cose di me. Ho cercato di dirtele. Per te non hanno né capo né coda. Basta. Si vede che non sono capace a spiegarmi. Facciamoci una croce, eh? Vieni dentro. Lo diciamo alla mamma. Non voglio vederla. Perché non vuoi vederla? Non mi seccare, va bene? Perché non vuoi vederla? La colpa non è tua. Tu che c'entri? Sono io che sono un vagabondo. Vieni dentro, su. Mi senti? Hai seminato. Eccoci qua. Ci siamo detti tutto. Parto e non manderò l'indirizzo. È la cosa migliore. È inutile tirarla in lungo. Non andrete mai d'accordo. Se domandano dove sto e cosa faccio, voi non lo sapete. Così vi levate quest'incubo e ricominciate a vivere in pace. Va bene? Me lo dai, buon viaggio, capitano? Non mi dici nulla. Dagli una mano, Willy. Si può fare anche a meno di parlare della prima. Non ho l'appuntamento, papà. Ti ha abbracciato e non hai l'appuntamento. Ma che serve che discutiamo? Io sono nero e tu mi vuoi bianco. Se trovo una miniera d'oro ti mando lo check, ma fa conto che io non esista. L'odio, lo vedi? Dammi la mano, papà. Io neanche. Non volevo andar via così. E invece così te ne vai. Addio! Che tu possa bruciare all'inferno se te ne vai da questa casa! Ma si può sapere che vuoi da me! Io che al Nicaragua, al Messico, in Cina, ovunque andrai a finire, tu sappia che per odio ti sei giocato la vita! No! L'odio è stato la tua rovina! E quando sarai crepato di fame, ricordatelo chi deve ringraziare! E non ti venga in mente di dare la colpa a me! Ma chi te la vuol dare? Io non c'entro neanche lontanamente, hai capito? È quello che ti sto dicendo tu io! Mi vuoi pugnalare alle spalle! Non credere che non me ne sia accorto, questo vuoi fare! Senti, basta buffone! Scopriamo un po' queste carte! Sei pazzo? Sì. Giù le mani, non toccare! Che cos'è? Fai finta di non saperlo! Mai visto! Ah, i topi l'hanno portato in cantina! A che scopo? Perché tu faccia la figura del martire! E che cosa dovrei fare io con questo? Strapparmi i capelli! Mai visto e non conosciuto! Non ci sarà pietà per te, capito? Non no, ci sarà pietà! L'odio, lo senti! No, adesso saprai la verità! Saprai chi sei tu e chi sono io! Piantala! Il Signore non ci conosce! Il Signore non sa chi siamo! In questa casa non si è mai detta la verità per 10 minuti. Chi non ha detto la verità? Eccolo, il Vangelo. Chi sei tu? La spalla del cantastorie. E che facciamo con te? I compari del cantastorie. Senti, praticamente tu sei un buffone. Non ti salva nessuno qua dentro, è finita. Quindi, senti chi sono io. Come se non lo sapessi. Lo sai perché per 3 mesi non ho avuto indirizzo?
perché ho rubato un vestito a Kansas City e stavo in galera. Che te la pigli a fare, Bill? Vuoi vedere che è colpa mia? Dovunque andavo mi hanno cacciato via perché rubavo. E di chi è la colpa? Non ho mai combinato niente, perché tu mi hai montato talmente la testa che non accettavo ordini da nessuno. Ecco di chi è la colpa. Ho capito. Capi? Ce l'hai fatta, porco demonio, capirla. In 2 settimane dovevo diventare padrone del mondo, ma adesso basta. E allora impiccati, fammi quest'ultimo dispetto, impiccati. No, Willy, nessuno si impicca. Oggi mi sono precipitato per 12 piani con una penna in mano e tutto al tratto mi sono fermato, capisci? In mezzo alle scale mi sono fermato e ho visto il cielo. Ho visto le cose che mi piace fare a questo mondo. Lavorare e mangiare, sdraiarmi, fumare una sigaretta. Stavo lì con questa penna in mano e mi sono detto: ma che Cristo l'ho rubata a fare? Perché sto cercando di fare leccapiedi quando quello che voglio è là fuori e non aspetta altro che io dica: io sono così! Io sono così! Perché non lo posso dire, Willy? Perché? Vai via, libera! Papà, io non valgo una cicca! E neanche tu, papà! Io valgo più di una cicca! Io sono Willy Loman e tu Biff Loman! Io non sono Lupo Leone! E neanche tu, Willy! E tu sei un povero venditore di piazza che ha combattuto tutta la vita per farti buttare nella spazzatura! Non guadagno un dollaro l'ora, ma lo sai che vuol dire? Che non porterò più trofei a casa e che hai diritto di aspettarli! Scorpione veloso! Io non sono nessuno! Io non porto niente! Non sono veloso! Non sono niente! Io sono così e basta! Perché piange? Per l'amor di Dio! Perché non mi lasci andare? Perché non prendi questo... C'è da qualcosa? Parto domani mattina. Mettetelo a letto. Vuole bene. Non ti ha mai odiato, papà. Quel ragazzo farà una carriera magnifica. Eccezionale. Con $20,000 in banca. Vieni a letto adesso, Willy. Ormai è tutto a posto. Sì, andiamo. Vai a dormire, Happy, vai. Mi sposerò, papà. Non ci pensare. Prima della fine dell'anno divento caporeparto. Vedrai, mamma. La giungla è nera, ma piena di diamanti, William! Fai il bravo, ragazzo. Siete tutti e due bravi. Non vi costa nulla essere bravi. Buonanotte, papà. Vieni, ti voglio... Oh, un momento. Vai. Hai la faccia stanca. Non è come vendere. Il diamante lo tocchi. È tuo! Vedrai che è tutto. Vai, vai, Amorosa, sei stanca. Vai. Vieni anche tu. Un momento solo. Ben. Mi vuole bene. Mi ha sempre voluto bene. Non è una cosa spettacolosa. Allora adesso mi adorerà. È buio laggiù, ma pieno di diamanti. Te li immagini tu, quel cannone con $20,000 in tasca? Willy! Vieni su! Vengo, vengo! Te ne rendi conto, Amorosa? Lo dice anche Ben! Ciao! Ciao! Che ne dici? Appena arriva la posta si sarà mangiato un'altra volta Bernard! È un'offerta da accettare ad occhi chiusi! Un bacio! Lascia che gli dia un bacio! Hai visto come piangeva per me? È ora, William, è ora! Oh, Ben! Lo sapevo che in un modo o nell'altro ce l'avremmo fatta, Biff e io! Il piroscafo! Lo perdiamo! E adesso palla al centro, ragazzo. Voglio che fai un bel tiro. E poi via! Una bella discesa seguendo il pallone. E quando scatti devi essere un fulmine. Devi lasciare sul posto tutti gli altri, mi raccomando. Le tribune sono piene di pezzi grossi. E non puoi mai sapere. Ben! 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 Ben!
Come vado adesso? Come faccio adesso? Ben! Ben! Willy! Vieni su! Ben. Quasi buio, Linda. Che ne dici, mamma? Un po' di riposo ti farà bene. I cancelli tra poco chiuderanno. Che diritto aveva?
Che bisogno aveva di farlo? L'avremmo aiutato noi. Sì, anzi, ma... Perché non è venuto nessuno? A me il funerale è piaciuto. Ma tutta la gente che lo conosceva... Dov'era? Forse lo giudicano male. Il mondo non è mica facile, Linda. Non possono giudicarlo male. Non capisco. Proprio adesso che cominciavamo a liberarci dai debiti. Un piccolo stipendio ed era a posto. Aveva finito perfino di pagare il dentista. Lo stipendio. Non basta mica lo stipendio. Non capisco. Quanti bei giorni quando rientrava dal giro. E la domenica a fabbricare il portico davanti alla casa. O a imbiancare la cantina. O a sistemare la veranda. Sai, zio Charlie, è più suo quel portichetto davanti che tutte le combinazioni d'affari che ha fatto. Eh già, gli davi un cartoccio di calce ed era un uomo felice. Straordinario, quello che sapeva fare con quelle mani. Sbagliava i sogni, quelli li sbagliava, tutti. Lo dici tu. Credeva di essere una cosa ed era un'altra. Non calunniate quest'uomo. Tu non hai capito. Willy era un commesso viaggiatore. E se tu fai il commesso viaggiatore non vivi sulla terra. Non sei il tipo che avvita un bullone o mi legge gli articoli del codice o mi prescrive la ricetta. Tu lavori così, per aria, attaccato a un sorriso o al lucido che hai sulle scarpe. E quando nessuno ti sorride più, è la fine del mondo. Da quel momento cominci a sbrodolarti il vestito e addio. Sei finito. Un commesso viaggiatore deve sognare. I sogni fanno parte del mestiere. Credeva di essere una cosa ed era un'altra, zio Charlie. Lo dici tu! Perché non vieni con me, eh? Non mi ritiro così facilmente. Io resto in questa città e marcio per la mia strada. I fratelli Loman. No, io mi conosco. Come ti pare? Farò vedere a te e a tutti gli altri che Willy Loman non è morto invano. Non sbagliava i sogni. Aveva l'unico sogno che un uomo può avere. Essere il primo in quello che fa. Lui non è riuscito a realizzarlo qui. Lo realizzerò io per lui. Andiamo, mamma. Ti raggiungo tra un minuto. Vai, Charlie. Vai. Un minuto solo. Non mi è ancora riuscito di dirgli addio. Perdonami, caro. Non mi viene da piangere. Non capisco. Perché l'hai fatto? Aiutami, Willy, non mi viene da piangere. Mi sembra che tu sia partito per il solito giro. Sto qui, ancora ad aspettarti. Willy, caro, non mi viene da piangere. Perché l'hai fatto? Mi sforzo, ma non riesco a capire, Willy. Ho pagato l'ultima rata della casa oggi. Oggi, Willy. E la casa è vuota. Abbiamo pagato tutti i debiti. Abbiamo pagato tutti i debiti. Abbiamo pagato tutti i debiti!
Thank you.